Ciao, grazie, buonasera. Senti, la prima domanda, se ti presenti. Dunque, sono Grazia, nata a Pistoia, abito in Sardegna, segni particolari per quanto riguarda Pistoia, ex Globina. Ex Globina. Sì. E dice già parecchio. Senti, qui siamo in uno dei tanti giardini di Pistoia, giardino anche particolare, c'è anche la musica, è uno dei posti dove anche leggere un libro magari. E l'occasione di questo incontro è proprio il tuo libro. Un libro però che tratta un tema e un titolo abbastanza particolare. Come mai è nato questo libro? Perché io sono una storica, lavoro soprattutto su argomenti inediti e ho scoperto che sulle case chiuse non sapevo molto e allora ho deciso di approfondire l'argomento facendo ricerca. Ecco, però è uno dei temi che sono molto di attualità comunque. Il rapporto fra l'uomo e la donna, il rapporto a pagamento o altro. È anche uno dei temi più antichi del mondo, visto che viene considerato il lavoro, il mestiere più antico del mondo, quindi è sempre di eterna attualità. Senti, ma hai trattato l'argomento da un punto di vista storico, da un punto di vista delle donne, da un punto di vista di una donna del 2014? Come hai affrontato questo argomento? Da più punti di vista, per cui una fonte imprescindibile è stata tutta la documentazione dell'archivio di Stato di Pistoia, quindi faldoni riguardanti il tribunale, ad esempio, i minori corrigendi, eccetera. E poi la parte corposa è quella degli informatori, cioè di coloro che veramente li hanno frequentati, le professioniste che vi hanno lavorato. Ecco, questo tuo studio racconta una certa Pistoia, però è un tema che può essere probabilmente simile anche in altre città, nelle storie delle case chiuse e della vita del Novecento di altre città italiane? Certo, ma infatti ne esistono, ne esiste ad esempio, mi viene in mente uno su Livorno di Madame Street. Sono storie che sono simili e sempre diverse a seconda del contesto. Senti, la lettura di questo libro a chi la consigli? A tutti, perché secondo me tutti sono abbastanza curiosi di questo che è un mondo molto vicino storicamente, ma ormai è un pianeta estinto come quello dei dinosauri. Senti, l'ultima domanda, è un tema pesante, però secondo te bisogna parlarne? Assolutamente, non esistono temi tabù. Diciamo che bisogna farlo con ironia, e allora l'ironia ci salva. Senti, dopo questo lavoro ce ne hai in mente altri? Sì, su Pistoia, ovviamente perché io non lavoro solo su Pistoia, senz'altro, però non do indiscrezioni, spero che abbia lo stesso successo. Benissimo, noi intanto consigliamo questo libro. Quando a Pistoia le case erano chiuse, ne abbiamo parlato con Grazia Villani. Grazie. Ciao Grazia. Ciao.